Bentornati su Rete 8, oggi puntata speciale perché abbiamo l'onore di avere qui insieme a noi Saverio Di Giovacchino, che solitamente cucina a Reale, ristorante di Nico Romito a Castel di Sangro, però oggi abbiamo la fortuna di averlo a casa di papà a Fontartana. Ciao Jennifer, benvenuti. Come stai Saverio? Bene, te? Io sto bene e sinceramente ci sei mancato, sai? Visto, sono tornato. Sei tornato, ma sei in pausa? Sì, in ferie. Bellissimo. Per il momento. Sei in ferie, però insomma non riesci a staccarti dai fornelli, certo, anche quando no, sei in ferie. Assolutamente. Anzi, si approfitta di questo periodo di fermo anche per sperimentare nuove ricette e mettere certo, in pratica certo. Quello che poi si impara, perché tu hai tantissima esperienza. Sì, sempre in movimento, cercare cose nuove, di migliorarsi. È importantissima questa cosa. Dai, com'è lavorare in un ristorante tristellato? Dici la verità. È un'esperienza unica. La consiglio a tutti. Ti vedo veramente molto sereno in quello che dici e anche molto soddisfatto. Hai fatto un bel percorso di crescita. E allora raccontaci che cosa ci prepari oggi. Allora, oggi andremo a preparare un antipasto con del radicchio tardivo. E niente, che dopo andremo a glassarlo con il mosto cotto e andremo ad aggiungere dello yogurt. Fantastico, semplice. Quindi anche oggi una ricetta dove la parte vegetale è protagonista. Però andiamo a dare quel tocco di abruzzesità con il mosto cotto. Esatto, cioè, di produzione propria, perché papà Antonio è molto bravo, dobbiamo veramente fare i complimenti. Ringraziarlo, perché secondo me questa passione che hai per la cucina è una passione che hai ereditato, perché ovviamente Saverio, anche il suo gemello Filippo, che è un grande pasticcere che salutiamo, tra l'altro lui sta lavorando da Heinsberg. Sì. Ecco, quindi veramente questi due gemelli hanno assorbito la passione per la cucina fin da quando erano piccolini. Siete cresciuti in un contesto fertile in questo senso. In cucina, praticamente. È vero, in cucina. E questo secondo me è stato determinante poi per farvi sviluppare questa passione e soprattutto per avere la voglia anche di andare avanti, quindi di studiare. È una cosa bellissima. Certo, certo. Quindi, tocco di abruzzesità, abbinamento secondo me perfetto, perché sappiamo che il radicchio ha questa nota amara. Certo. Mentre il mosto cotto è molto dolce. Dolce. Quindi un bel contrasto. Un contrasto. Allora, l'abbiamo tagliato in quattro e siamo andati direttamente alla brace, quindi abbiamo questo prodotto qua. Quindi a questo punto andremo a scottarlo direttamente in padella. Quindi praticamente con un radicchio riusciamo a fare tranquillamente quattro porzioni. Certo. Quindi questo è un piatto che si può utilizzare come entrata, come antipasto e secondo me anche se vogliamo rimanere leggeri. Esatto. Senza rinunciare al gusto. Che perché anche la consistenza è importante di questo ingrediente. Ok, come deve essere questa consistenza? Croccante, diciamo. Croccante. Tutte le verdure dovrebbero essere croccanti, vero Saverio? Per mantenere... Noi lo dicevamo proprio ieri in puntata insieme ad Antonio, a papà, che ci ha fatto una ricetta meravigliosa sui cavolfiori gratinati al forno con questa panure fantastica, e ci diceva che poi rimangono croccanti, ma le verdure devono essere croccanti, non le dobbiamo stracuocere, sei d'accordo? Sì, certo. Ok, a questo punto andiamo a fare questo lavoro qui. Quindi a tostarlo nuovamente, mettiamo dell'olio di semi, soprattutto per il punto di fumo, passiamo un po'. Ah, ok. Per il punto di fumo e per il sapore, perché l'olio d'oliva in cottura diventa un po' amaro. Ok, e quindi il radicchio è già amaro. Esatto. Se andiamo ad utilizzare l'olio d'oliva andremo ad accentuare forse in maniera eccessiva e sproporzionata questa nota amara, che poi potrebbe dar fastidio. Vedi però che segreto. Infatti ti stavo per chiedere come mai utilizziamo l'olio di semi, quindi c'è un motivo. C'è un perché. In cucina c'è sempre un perché a tutto. Ah, è vero. Mi piace questa risposta, Saverio. Andiamo a tostarlo omogeneamente, sia a destra che a sinistra. Ok, quindi dobbiamo formare una piccola crosticina. Esatto. Passiamo un po'. Dovremo aggiungere del mosto cotto. Ah, quindi in cottura. Che bello. Per questa parte è molto importante, perché in riduzione
andremo a creare un vero e proprio caramello. Ah, ok. Quindi la temperatura è molto importante in questo passaggio. E tu tra l'altro stai facendo anche su un'induzione, quindi non è proprio esatto il massimo. Allora, a questo punto andremo ad aggiungere la salsa Worcester, che è una salsa americana. Poca però. Sì, sì, poca, perché è abbastanza forte. Okay. È un po' tannico, è un po' piccante. Ok, che profumo che arriva, Saverio! Credo che a fine puntata divorerò questo piatto, perché io amo i vegetali. Andiamo a dare questa glassatura. Sì, sembra una magia, guarda là. Così. Guarda come ha fatto. Questo è merito però anche del mosto cotto, giusto? Certo, certo. Ok. Ci siamo. Ce l'abbiamo, guarda che bello. Questo è il risultato. Andremo direttamente a impiattarlo. Ma che velocità! In questo modo, ok. Comunque sto pensando che se abbiamo degli ospiti a casa e presentiamo una cosa del genere, facciamo un figurone. Certo, e si certo. Fa anche subito. Sì. Bravo. È quella la cosa più bella di questa ricetta. E a questo punto andremo a mettere. Questo è yogurt, giusto? Il nostro yogurt. Ma gli hai fatto qualcosa o niente? Ho aggiunto un po' di sale e basta. Ok. Proprio per dargli il tocco di base su una salsa abbastanza importante. E quindi ci siamo. Quanto è bella la semplicità in cucina. Il piatto è questo. Radicchio arrosto glassato con mosto cotto e yogurt greco. Però insomma, guardando questo piatto si vede che c'è l'influenza del tuo mentore. Certo, certo. Ti dico che salutiamo il ciao, nostro chef. Amico Romito. Davvero, davvero un piatto essenziale, però secondo me ricco di gusto, cioè veramente un concentrato. Bellissimo. Quello è l'obiettivo. Bene, sono contenta, Saverio, di averti ritrovato. E grazie mille, grazie a tutti. Ti faccio tanti complimenti e soprattutto ti auguro il meglio per il tuo futuro, che sia ricco e denso di tante grazie esperienze mille. E che tu le possa riportare qui, anche da me, e condividerle con tutti, perché poi la condivisione in cucina, secondo me, è importantissima. La cosa fondamentale, trasmettere quello che... Esatto. Agli altri. Esatto, trasmetterlo, esatto. Non bisogna essere gelosi del proprio sapere, ma divulgarlo, perché solamente in questo sì, modo sì. Si cresce e si cresce tutti insieme. Grazie Saverio. Grazie a te. Grazie a tutti voi per essere stati insieme a noi. Come sempre, viva l'Abruzzo! Vi lascio alla lista degli ingredienti, che poi tra l'altro sono essenziali, per rifare questa ricetta anche a casa vostra, con i consigli del nostro Saverio. A domani!